Ciao a tutti ragazzi, buona musica. Oggi parliamo di melody comping. Per quello che mi riguarda è molto interessante questa tecnica sulla chitarra, perché è l'evoluzione di un normale accompagnamento che tutti conosciamo, dello strumming per esempio. Io poi ho fatto anche un metodo dedicato alle ritmiche, al ritmo della chitarra, dove portavo gli accompagnamenti più importanti divisi per generi musicali, ma questo modo di accompagnare, in questo caso oggi nel disco funk, è proprio l'evoluzione, perché non si fa nient'altro che prendere una melodia e metterla in alto agli accordi, un po' quello che succede nel core melody nel jazz, ma applicato proprio allo strumming. Per fare tutto ciò ho preso Stayin' Alive, pezzo storico, mitica colonna sonora di La febbre del sabato sera con John Travolta, e andiamo subito a vedere un attimo lo spartito. Potete vedere che siamo in tonalità di fa minore, abbiamo quattro bemolli sono sostanzialmente o la bemolle maggiore o fa minore, in questo caso la canzone in fa minore. Ora, senza stare a menare il torrone per l'aia, poi dopo chi ha voglia di approfondire viene nella mia sezione abbonati, però erano il torrone per l'aia, soprattutto il camper l'aia, no? Il torrone, menare il torrone era la cosa, la befana che corre per l'aia, vabbè, a parte questa, così è il caldo. Allora, sostanzialmente, cosa volevo farvi notare? Che in molte sezioni del brano abbiamo un accordo statico che, se noi suoniamo esattamente così come è scritto, non lo sparito. Per esempio in questa parte abbiamo un si bemolle che dura 4 battute, un fa minore che dura addirittura 8 battute, 7-8 battute, e effettivamente il brano risulta un po' statico, soprattutto se suonate o accompagnate da soli. Quindi noi cosa facciamo? Prenderemo in prestito le parti delle melodie o delle parti dagli altri strumenti musicali o dalle voci. Nell'introduzione abbiamo una pentatonica di fa minore che normalmente faremmo all'interno di questo accordo che sta suonando, quindi box 4. Questa. Però in questo caso viene utilizzato il box precedente, quindi io lo penso un po' come la pentatonica trasversale, quella che unisce più box. Quindi le note che vengono suonate sono queste, con questa pensata come tonica, o questa. E la frase è... Faccio più lenta, allora... Naturalmente viene applicato un po' di palm muting per rendere tutto più, diciamo così, accorpato con quello che c'è sotto, quindi. Questa è l'introduzione. Sentiamola con la base rallentata. Ok, questo è il riffettino. Poi, a partire da qua, come vediamo nello spartito, abbiamo sostanzialmente, più che un fa minore, io suonerei qua un si bemolle. Faccio sentire l'accordo che ci sono. Vedete che suona meglio il si bemolle del fa. Il fa risolve, noi qua invece stiamo generando tensione, no? Quando, infatti nello spartito non sono proprio convintissimo di quello che hanno scritto, però seguite un po' questa indicazione che vi do. Quindi dopo il riff vi faccio risentire si bemolle. Ok, naturalmente ho detto si bemolle, sto parlando del si bemolle, questo è si bemolle pieno, si bemolle ridotto alle prime corde, quindi pensate un po' allo stile e immaginatevi che la chitarra comunque deve suonare nella parte alta, ok? Strofa, allora, strofa abbiamo, e nella strofa invece seguiamo esattamente quello che dice lo spartito, fa minore e mi bemolle, fa minore settima e mi bemolle, quindi fa minore lo faremo qua così.
Mi bemolle, questo, quindi Fa minore completo sarebbe questo qua, che noi facciamo sulle prime tre corde, e Mi bemolle, che sarebbe questo, lo facciamo sulle prime tre corde. Quindi un po' indietro. Oh, adesso qua che arriva il Si bemolle settima, qua cominciamo con il nostro melody comping. Sostanzialmente la melodia, questa è la melodia che vogliamo far cantare, la facciamo cantare all'interno del Si bemolle settima. Sei stanco di suonare senza sapere quello che fai, oppure non riesci a progredire, conosci un po' di teoria ma hai le idee confuse, vuoi scrivere canzoni ma non sai da dove partire, oppure vorresti improvvisare meglio ma ti manca un metodo logico di studio. A tutti questi problemi c'è un'unica risposta, che è consapevolezza. Per aiutare tutti i chitarristi a comprendere meglio la musica, ho sviluppato un video corso che si intitola proprio Il chitarrista consapevole. Sono oltre 7 ore di video dove potrai trovare tutto quello che ti serve a renderti un chitarrista completo. In più 70 pagine di ebook con diagrammi, spiegazioni ed esempi. Per maggiori informazioni visita samuelsciara.it oppure clicca sul link in descrizione. Quindi la cosa più importante qua è fare uno strumming mirato, diciamo così, solamente alle corde che ci interessano. In questo caso facciamo quarta, terza, seconda e poi prime tre. Qua canta il Do, poi arriva il Fa minore, qua dove canta la quinta, questo è Fa minore, la quinta e la sesta, quindi. Settima minore, sesta, ok? Facciamolo insieme con la base, da un po' prima. E adesso arriva la parte, diciamo così, del ritornello, che è interessante perché mette, allora, nello spartito, guardate cosa succede, qua rimane praticamente tutto sul Fa minore, ma se rimanete sul Fa minore viene fuori una schifezza, cioè perché rimane tutto troppo statico, mentre quello che noi vogliamo fare è andare a suonare le triadi che sposano la melodia che fa la voce. Quindi sarebbero Fa minore, Mi bemolle, questo che è Fa minore di nuovo e questo che è di nuovo Mi bemolle. Quindi cosa sta facendo? Questo è molto interessante, un concetto anche molto jazzistico, sta alternando le stesse due triadi in diverse posizioni di manico facendo cantare la nota più alta, quindi Fa minore, Mi bemolle, Fa minore, Mi bemolle e poi ok, sentite insieme con loro, Cosa è successo? Ha dimezzato la durata degli accordi, quindi ha fatto Fa minore, Mi bemolle, Fa minore, Mi bemolle, double stop. E poi il finale, un Fa minore settima arpeggiato. Ok. Questa è, diciamo, la parte strofa ritornello,
E poi subito dopo riprende con il riff. Poi sostanzialmente si ripete identico per un'altra strofa, un altro ritornello, fino a che arriva lo special qua dove dice somebody help me, somebody help me. Qua praticamente ha il fa minore e il si bemolle settima che sono gli stessi accordi, ma invece di fare gli accordi ho deciso di fare la melodia che fa la voce ottavata, quindi la voce fa e lo faccio con poi anche, sentite, eh? Ah scusa, prima dice I'm going nowhere, life going nowhere, life going nowhere, qua e poi sostanzialmente è la stessa, vedete che figata questo arrangiamento, perché fa la stessa cosa di prima ma le triadi vengono fatte sostanzialmente dagli archi, quindi fa minore, mi bemolle, fa minore, vedete? Paraba, 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 questa parte qua, no? Poi ripete. E praticamente riparte da capo. Quindi abbiamo due grandi zone, quindi l'introduzione, la strofa e il ritornello insieme e poi lo special. Quindi queste due parti messe, diciamo, nell'ordine corretto all'interno del brano vi danno poi l'arrangiamento completo. Secondo me suonata così è molto interessante, è molto anche, diciamo così, vi mette molto alla prova, ecco, diciamo così, perché suonare gli accordi velocemente facendo sentire anche la melodia non è proprio semplicissimo, però vi aiuta a diventare sicuramente dei chitarristi migliori e dei migliori accompagnatori.